Decimo mito, la democrazia promuove la pace e combatte la corruzione. Nello scenario internazionale i paesi democratici hanno il ruolo dei buoni, i paesi non democratici sono i cattivi. Si crede che le democrazie amino la pace. Non è proprio così. Anzi, le democrazie sono decisamente guerrafondaie. Gli Stati Uniti, la democrazia più potente al mondo, ha avviato decine di guerre. I suoi vertici, politici e militari, hanno perpetrato diversi colpi di Stato, rovesciato governi, spalleggiato dittatori e bombardato popolazioni di civili indifesi, anche con le bombe atomiche. Attualmente gli Stati Uniti mantengono truppe in oltre 700 basi militari sparse in 100 paesi, spendendo per la, tra virgolette, difesa, cioè per la guerra e le aggressioni militari, più del resto del mondo messo insieme. La democratica Gran Bretagna realizzò i primi campi di concentramento, bombardamenti aerei sui civili, distrusse interi villaggi, soppresse nel sangue numerose rivolte indipendentiste nelle colonie. Lo stesso fecero i Paesi Bassi, democratici, e la democratica Francia, soffocando nel sangue gli indipendentismi delle loro colonie. Belgio, Francia, Stati Uniti hanno combattuto guerre sporche in Africa. Gli Stati Uniti sono ancora oggi presenti in Iraq e in Afghanistan e si sono resi protagonisti di numerosi episodi di tortura e migliaia di vittime innocenti. Un altro mito è che le democrazie non si fanno la guerra tra loro. In realtà la Prima Guerra Mondiale fu combattuta proprio da stati democratici, Germania, Francia, Gran Bretagna. India e Pakistan si sono attaccati diverse volte e sono entrambi paesi democratici. Gli Stati Uniti hanno appoggiato diversi colpi di Stato antidemocratici contro governi democraticamente eletti. Israele ha combattuto guerre contro paesi democratici, Libano, Gaza, la Russia democratica ha attaccato la Georgia. È vero che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati democratici non si sono più attaccati tra loro, ma non perché sono democratici, ma per altri motivi, per esempio perché appartengono alla stessa alleanza militare che la NATO. NATO che comunque è aggressiva, bombardò la Serbia. Secondo il mito che le democrazie non si fanno la guerra tra loro, sembra che le guerre siano giustificate quando i paesi democratici combattono contro quelli non democratici e che nel momento in cui tutto il mondo venisse finalmente democratizzato non ci sarebbero più conflitti. Questo è un mito falso, in realtà la democrazia ha portato a un inasprimento dei conflitti geopolitici. Infatti rispetto all'epoca precedente, gli stati nazionali possono contare sulla leva obbligatoria per mandare a combattere in guerra gli abitanti del paese e non soltanto i soldati mercenari, ma proprio tutti i giovani, facendogli odiare i cittadini, anche i civili, del paese nemico. Con la leva obbligatoria intere popolazioni furono mobilitate per combattere contro i cittadini di altre nazioni e i coscritti vennero trattati come carne da macello. Aggiungo io che con il finanziamento ottenuto attraverso le tasse che i cittadini devono pagare obbligatoriamente, gli stati hanno potuto realizzare la corsa agli armamenti. Quindi gli stati, grazie alla tassazione, hanno a disposizione budget di spesa per le armi che sono infinitamente superiori a quelli che poteva avere un re nei secoli precedenti agli stati democratici. Anche a livello ideologico la democrazia va insieme al nazionalismo. Infatti con i diritti democratici, il diritto di voto in particolare, il cittadino ha anche il dovere di combattere in difesa del suo paese e, se necessario, il dovere di andare a morire per la patria. Dunque il nazionalismo democratico è intrinsecamente guerrafondaio, a differenza del liberalismo classico che c'era prima degli stati nazionali. Per esempio gli Stati Uniti non sarebbero mai entrati nella Prima Guerra Mondiale se fossero rimasti fedeli al principio libertario isolazionista dei padri fondatori. Ora che abbiamo smontato il mito che la democrazia promuove la pace, vediamo perché non è vero che combatte la corruzione, ma anzi la alimenta. Proprio l'esigenza di raccogliere voti incoraggia fenomeni di corruzione e clientelismo. I politici infatti favoriscono chi li sostiene e porta loro voti, quindi i gruppi di interesse. Spesso i politici sono le pedine di potenti gruppi di pressione che ne finanziano le costose campagne elettorali e potenti personaggi passano continuamente dalla politica al mondo delle imprese, anche al mondo finanziario, alle banche o all'esercito, a dimostrazione della complicità tra il mondo politico e il mondo delle lobby. La corruzione infatti è inevitabile ovunque lo Stato detenga grandi poteri. Dunque, in conclusione, il sistema democratico incoraggia la corruzione e le politiche clientelari anziché contrastarle.